10 modi per eliminare il mal di denti in un minuto. Un mal di denti è qualcosa che tutti abbiamo avuto almeno una volta nella vita. Non solo, ma oltre il 90% degli adulti ha avuto qualche forma di carie. I rimedi efficaci contro il mal di denti non devono costare una fortuna. Esistono metodi di trattamento più convenienti che puoi provare a casa. Prima di iniziare, dedica un momento per iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche per tenerti al passo con i nostri aggiornamenti. Impacco freddo. Quando ti ho detto che i rimedi sarebbero stati più che accessibili, dicevo sul serio. Inizieremo con un impacco freddo. Un impacco freddo è efficace per qualsiasi tipo di dolore. Utilizza un impacco di ghiaccio o metti del ghiaccio in un sacchetto di plastica e avvolgilo con un panno sottile. Posizionalo sul dente dolorante per 15 minuti per intorpidire i nervi. Puoi anche provare ad applicarlo sulla guancia sopra al dente indolenzito. Il tuo cervello riceverà il segnale del freddo dai nervi delle tue dita e quelli saranno più forti dei segnali del dolore dal dente. L'impacco a freddo riduce anche l'infiammazione ed il gonfiore. Tè alla menta piperita. Se non ti piace il freddo, che ne dici di preparare un po' di tè? Il tè alla menta ha un buon profumo e ha proprietà anestetiche. Aggiungi un cucchiaino di foglie di menta piperita secche ad una tazza d'acqua bollente e lascia fermentare per 20 minuti. Quindi utilizza la miscela per sciacquarti la bocca. Le bustine di tè andranno bene nel caso in cui non si hanno foglie di tè essiccate. Basta prepararne uno come si farebbe normalmente, lasciarlo raffreddare e quindi applicarlo all'area dolorante. Da notare che questo antidolorifico è totalmente sicuro, ma ha solo un effetto temporaneo. Se vuoi che duri, dovrai ripetere la procedura dopo pochi minuti, quando il dolore tornerà. Perossido di idrogeno. Il perossido di idrogeno è un antidolorifico che ti aiuterà a gestire il disagio. Non solo può ridurre la placca, ma anche guarire gengive sanguinanti uccidendo batteri cattivi. Puoi usarlo come collutorio. Tutto quello che devi fare è mescolare il 3% di perossido di idrogeno con parti uguali d'acqua. Non ingerirlo. Una volta sputato, assicurati di sciacquare la bocca alcune volte con acqua pura. Olio di chiodi di garofano. Probabilmente sai che i chiodi di garofano sono come una spezia. In effetti non sono solo un ottimo strumento per dare al tuo pasto un gusto speciale, ma hanno anche delle proprietà curative. I chiodi di garofano hanno curato il mal di denti per anni, poiché contengono l'eugenolo, che è un antisettico naturale. È stato ampiamente usato nell'Ayurveda e nella medicina cinese, e non hai motivo di metterlo in discussione, ok? I chiodi di garofano sono stati usati per la produzione di dentifricio e collutori, ed ecco come puoi crearne uno tuo. In pratica, usa una piccola quantità di chiodi di garofano in polvere sul dente, o mastica l'intero chiodo un po' per rilasciare l'olio. Inoltre è possibile utilizzare una piccola quantità d'olio di chiodi di garofano, circa 2 gocce, e posizionarlo sulla zona interessata fino alla scomparsa del dolore. È una soluzione temporanea efficace per le emergenze. Foglie di guava. Le foglie di guava sono antinfiammatorie e antimicrobiche. Non solo alleviano il mal di denti, ma alleviano anche le ulcere della bocca e gengive gonfie. Mastica semplicemente una foglia o due fino a quando il succo inizia a lavorare sul dente interessato, oppure metti poche foglie di guava nell'acqua bollente, lascia raffreddare il liquido a temperatura ambiente, quindi aggiungi una spolverata di sale marino. Utilizza questa soluzione come collutorio. Timo. Un altro rimedio testato nel tempo e dagli antichi egizi stessi. Non solo è una spezia popolare, ma un potente farmaco che può curare l'acne e contribuire ad abbassare la pressione sanguigna. E le sue proprietà antibatteriche e antiossidanti rendono il timo un eccellente strumento per il trattamento del mal di denti. Mescola alcune gocce di olio essenziale di timo con acqua su un batuffolo di cotone. Una volta che l'olio è diluito, metti il cotone sull'area dolorante. In alternativa, prepara un collutorio al timo aggiungendo ad un piccolo bicchiere d'acqua alcune gocce dell'olio essenziale. Andiamo avanti. Riuscite a indovinare quale rimedio è stato ampiamente utilizzato nell'antica medicina cinese e quella indiana e da Avicenna stesso per curare il mal di denti?
Scommetto che in questo momento ce l'hai nella tua cucina. Ti darò la risposta tra qualche istante, così avrai un po' di tempo per pensarci su. Erba di grano. L'erba di grano ha proprietà antibatteriche, che offrono benefici sia a breve che a lungo termine, prevenendo la carie e il dolore. Per avere migliori risultati, masticare l'erba di grano direttamente o utilizzare il suo succo come colluttorio. Rimuove le tossine dalle gengive e fornisce loro importanti nutrienti e riduce anche la crescita dei batteri. Ti dà anche un alito fresco come bonus se lo usi regolarmente. Qual è il segreto dietro l'erba di grano? È la clorofilla, ricca di aminoacidi, vitamine, calcio e centinaia di enzimi trovati al suo interno. Tutto ciò la rende un ottimo rimedio naturale per le malattie gengivali e altre condizioni spiacevoli. Aglio. È tempo di rivelare quel rimedio raccomandato da Avicenna stesso. È qualcosa di semplice e comune come l'aglio. Avevi indovinato? Se sì, faccelo sapere premendo il pulsante Mi piace. L'aglio è conosciuto e usato per le sue diverse proprietà medicinali. Uccide i batteri nocivi e funziona come antidolorifico. L'approccio migliore per usarlo è di farne una pasta e metterlo sulla zona interessata o masticarlo lentamente. Puoi ripetere questo trattamento naturale per alcuni giorni, fino a quando il dolore scompare. Nel caso in cui abbiate dei dubbi su questo rimedio a causa dell'odore che l'aglio vi darà, pensate al potente effetto che ha come antidolorifico e perdonatelo per il suo odore. Risciacquo con acqua salata. Probabilmente tua nonna ti ha parlato di questo rimedio e aveva assolutamente ragione. L'acqua salata è un disinfettante naturale e anche un rimedio facile ed efficace per curare un mal di denti. Tutto quello che devi fare è mescolare 1 o 2 cucchiaini di sale in un bicchiere di acqua tiepido ed usarlo come colluttorio. Previene anche il gonfiore e pulisce l'area intorno al mal di denti. I dentisti consigliano inoltre di sciacquare la bocca con acqua salata in aggiunta alla normale routine dentale per mantenere sani i denti. Cipolla. La cipolla contiene sostanze fitochimiche che colpiscono i germi responsabili dell'infezione e ti danno una pausa dal dolore. L'approccio migliore per usarlo è tagliare un pezzo di cipolla e masticarlo sul lato della bocca che è dolorante. Questo permette al succo della cipolla di penetrare nel dente. Se il dolore è troppo intenso per masticare, puoi usare un dito per tenere la cipolla direttamente contro il dente interessato. Ricorda che più la cipolla è pungente, più forte sarà l'effetto curativo. Le cipolle dolci non saranno potenti come quelle rosse o gialle quando si tratta di alleviare il mal di denti. Bonus: applicare la digitopressione. Nel caso in cui il dolore ti colpisca e non hai nulla a portata di mano, per esempio se sei in un incontro importante o bloccato in un ingorgo, prova a premere col dito. La pressione di determinati punti può aiutare a rilasciare importanti ormoni di benessere chiamati endorfine e farti sentire meglio. Puoi provare uno dei seguenti metodi. Premi e tieni premuto il punto dietro l'osso esterno della caviglia per circa 1 minuto con la punta del dito. Non premere troppo forte. Premere il punto tra la base del pollice e l'indice sul dorso della mano con il pollice dell'altra mano. Fallo moderatamente per circa 10 minuti. Nota che i rimedi citati in questo video ti daranno un effetto temporaneo e non cureranno il mal di denti completamente e per sempre. È comunque una buona idea vedere il dentista per scoprire ed eliminare la causa del mal di denti se ti ritorna. Se sei incinta, allatti al seno o hai qualche condizione medica che può essere influenzata da ingredienti a base d'erbe, in primo luogo consulta il dentista prima di usare questi rimedi. Hai delle preferenze personali quando si tratta di eliminare il mal di denti? Sentiti libero di farcelo sapere nella sezione commenti. Se hai trovato utile questo video, dà l'esempio e condividilo con i tuoi amici che meritano di conoscere questi segreti. Se sei nuovo sul nostro canale, assicurati di iscriverti per essere sempre informato. Resta con noi su Il Lato Positivo.